Tutti sanno che esistono i classici Disney. Scommetto che non li avete visti tutti. Ditemi quali non avete visto, perché qua vi sto per fare un elenco di tutti quelli che esistono, spiegandovi la loro trama senza fare spoiler. È difficile che uno di voi non abbia mai sentito parlare di quest'epoca della Disney. Questo si chiama il Rinascimento Disney, non solo perché si trova dopo il Medioevo, ma anche perché la Disney rinasce con idee completamente nuove che diventeranno il nuovo simbolo della Disney. La sirenetta Ariel è una sirena, vive in fondo al mare e il fondo del mare è un posto bellissimo. Ma a lei non interessa, lei è molto più affascinata dal mondo degli umani, dal mondo in superficie e vorrebbe tantissimo poterlo esplorare almeno una volta nella vita. Ma dopo un litigio estremamente violento col padre, deciderà di fare un patto con la strega del mare. Lei potrà andare sulla terraferma, ma in cambio non potrà avere la voce. Bianca e Bernie nella terra dei canguri. È passato qualche anno e i due sono diventati ormai una coppia fissa, ma è in questa occasione che ricevono un messaggio di aiuto. Un bambino si è intromesso in un affare che non lo doveva riguardare e un bracconiere l'ha catturato. Il bambino va salvato e, visto che ormai sembra che siano esperti nel salvare bambini, verranno mandati proprio Bianca e Bernie. E così inizieranno un lunghissimo viaggio in Australia per salvare questo bambino e un'aquila gigante. La Belle e la Bestia. Belle è una ragazza intelligente che vive in un paese di analfabeti della Francia del 700. E nonostante i suoi problemi personali, tra cui Gaston che è convinto di poterla sposare e che lei sia destinata a lui, il problema principale di questa ragazza è che il padre, Maurice, si è perso nel bosco e ha chiesto asilo nel castello della bestia. Un castello maledetto in cui vive questo principe che è stato maledetto per avere un aspetto di una bestia, perché lui dopo tutto è una bestia dentro come una bestia fuori. Belle però decide di sacrificarsi. Il padre è vecchio e malato, non può sopravvivere imprigionato. Così Maurice viene lasciato libero e Belle diventa la nuova prigioniera della bestia, Aladdin. Ci troviamo nel Medio Oriente, ad Agrabah. Il gran visir Jafar vuole ottenere a tutti i costi la lampada magica, una lampada che realizzerà i vostri tre più profondi desideri. Ma solo una persona dal cuore puro può ottenere la lampada. Ed è così che Jafar riesce a riconoscere questo cuore puro all'interno di uno straccione che vive per le strade. Con l'imbroglio lo manderà nella grotta e Aladdin dovrà recuperare la lampada. Ma la grotta crolla con Aladdin dentro e la trama prenderà tutto un altro verso. Il Re Leone. Credo conosciate tutti la trama di Amleto, bene, è questa, ma rappresentato in Africa da dei leoni. Amleto, cioè Simba, è un piccolo cucciolo di leone, un principe che un giorno presto diventerà re. Ma il perfido zio Scar, Claudius, decide di uccidere il padre di Amleto, Mufasa. Ma da questo momento in poi la trama di Amleto inizierà ad essere un po' più approfondita e un po' meno fedele. Pocahontas, 1607, il governatore Ratcliffe parte per una spedizione negli Stati Uniti, o meglio, in quelli che ancora non sono gli Stati Uniti, ma è il nuovo continente. Così lui sbarca in Virginia e trova qui un popolo. Questi indiani sono assolutamente razzisti verso i visi pallidi, così come i visi pallidi sono estremamente razzisti verso i pelli rossa. Ma il problema qui sta in Pocahontas, che si innamora follemente di John Smith, un bianco inglese, il gobbo di Notre Dame. L'importantissimo giudice Frollo è convinto che il grande problema di Parigi stia negli zingari. Gli zingari portano infatti malavita, portano furti, portano omicidi. Così Frollo si vuole liberare di loro. Lui è convinto di essere nelle grazie di Dio nel suo modo di agire. Ma quando insegue una donna convinta che abbia rubato e scopre che in realtà quello che reggeva era un bambino, non si fa problemi a gettare il bambino direttamente nel pozzo e ad ucciderlo. Ma stavolta, visto che ci troviamo davanti alla grande cattedrale di Notre Dame, ecco che Frollo inizia ad avere paura del giudizio divino. Frollo decide così di risparmiare il piccolo bambino, nato purtroppo deforme e assolutamente sfigurato, e lo fa crescere di nascosto in modo che nessuno sappia del suo terribile gesto. Lo fa crescere nella torre di Notre Dame. Ma Quasimodo sa che esiste tutto un mondo là fuori. E un giorno deciderà di uscire di nascosto. Hercules! Ci troviamo in Grecia e il grande potente Zeus ha finalmente avuto un figlio, Ercole. Ercole, essendo il figlio di un dio, è estremamente potente ed è immortale. Ma Ade, dio degli inferi, non può accettare che il fratello abbia un erede. Come ha sempre odiato Zeus, inizia a odiare anche il figlio. Ma il figlio non è ancora onnipotente, può ancora essere rapito e reso mortale, facendo in modo che lui non possa sapere di essere figlio di un dio. Mulan, 50 avanti Cristo, Cina. Gli Unni stanno per invaderla. La muraglia cinese è stata superata e non c'è modo di fermare gli Unni. E quindi l'imperatore chiama subito in guerra tutti i maschi di ogni famiglia. Nella famiglia di Mulan, però, l'unico maschio è il padre, che ormai, anziano e zoppo, non è in grado di partire per la guerra e morirebbe di sicuro.
Mulan decide così di proteggerlo, tagliandosi i capelli e fingendosi un uomo. Ma fingersi un uomo significa imbrogliare l'imperatore e la condanna è la morte. Tarzan! Molti pensano che sia simile al libro della giungla, ma no, per niente, soprattutto nell'atmosfera e nel modo di procedere con la storia. Due signori inglesi sono gli unici sopravvissuti a un naufragio. Nonostante le numerose difficoltà, riescono a sopravvivere nella giungla e a creare un piccolo nucleo familiare. Però un giorno un leopardo riesce ad uccidere tutti e due gli adulti e il bambino verrà salvato da una scimmia che aveva perso il suo povero cucciolo. La scimmia decide di crescere Tarzan convincendolo che lui sia una scimmia a sua volta. Dopotutto non è poi così diverso, essendo un umano. Ma aggiungerà un problema in più direttamente dall'Inghilterra. Questi classici sono praticamente tutti perfetti, assolutamente bellissimi e imperdibili. Forse un po' meno Biancaverni, ma comunque è bello anche quello. Se ve ne siete persi anche solo uno di questi, dovete assolutamente procurarvelo e guardarvelo.